L'attualità dell'Apocalisse. Una parola di speranza in un tempo di crisi. Perciò vogliamo leggere insieme il capitolo settimo, capitolo 7 dell'Apocalisse. Dopo questo, io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro. E udì il numero dei segnati, 144.000, segnati di tutte le tribù dei figliuoli di Israele, della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. E dopo queste cose vidi, ed ecco una grande folla che nessun uomo poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo: la salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: Amen. All'Iddio nostro la benedizione, la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono e da dove sono venuti? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli disse: essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Prima di affrontare lo studio di questo capitolo 7 dell'Apocalisse, vogliamo ricordare che l'esame del capitolo 6 ci ha messi di fronte all'apertura dei primi sei suggelli, apertura dei primi sei suggelli
ad opera del Signor Gesù Cristo, l'agnello al quale, come abbiamo visto, era stato affidato il libro che era scritto di dentro e di fuori. E abbiamo anche osservato che questo libro suggellato era stato affidato al Signor Gesù Cristo perché solamente Lui è stato trovato degno di aprirlo e quindi di dar corso ai giudizi che sono descritti in quel libro. Giudizi che, come abbiamo visto, ricadranno sull'umanità che non ha saputo o che non ha voluto accogliere l'invito che il Signore aveva rivolto loro di essere riconciliati con Dio. E quindi l'umanità che ha respinto quello che era per la sua pace, per la sua gioia, quindi per il suo benessere eterno, dovrà in quel periodo subire i giudizi. E così abbiamo visto, sempre riferendoci al capitolo 6, che l'escludere Dio dalla propria vita, l'escludere Dio dalle nostre proprie scelte, non è qualche cosa che ci porti verso la maturità, come ci fanno credere o vogliono farci credere gli uomini. Non è qualche cosa che ci porti alla perfezione. Sarà un uomo nuovo, libero dall'egoismo, libero dalla violenza, come gli uomini pretendono di voler realizzare attraverso i loro sforzi, le loro ideologie, le loro filosofie. Ma al contrario, la parola di Dio ci rivela che si avrà uno scadimento precipitoso e questo sarà peggiorato anche dal fatto che durante questo periodo in cui il Signore Gesù aprirà questo libro e manderà i suoi giudizi, non ci sarà più su questa terra la Chiesa che, bene o male, funge da barriera nei confronti del male. Non ci sarà più la Chiesa che, dopotutto, costituisce un elemento di stimolo morale o comunque di riprovazione nei confronti del male. Infatti, abbiamo visto, esaminando i primi versetti del capitolo 6, che purtroppo ci sarà una seduzione generale, una seduzione, diciamo, a tutti i livelli, perché sarà in questa maniera che l'anticristo, questo personaggio che deve apparire, riuscirà ad ingannare gli uomini. E così ci saranno delle deviazioni a tutti i livelli, a livello morale, a livello religioso, a livello politico, a livello economico. Per cui in un breve tempo si arriverà ad una situazione veramente insostenibile, situazione descritta nei versetti 15 a 17 del capitolo 6, quando gli uomini, per aver seguito le loro strade, per aver seguito gli inganni e la seduzione dell'anticristo, diranno ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può stare in piedi di fronte a lui? Ora, però, anche se tutto questo, diciamo, è abbastanza, mi sembra almeno abbastanza comprensibile e per niente inverosimile, non è che stiamo dicendo delle cose che non possono accadere, soprattutto se teniamo presente della situazione di oggi e di come stanno andando le cose e la direzione che stanno prendendo le cose, c'è però un interrogativo che può facilmente sorgere, e cioè ci possiamo domandare: come si può conciliare il fatto che Dio è sovrano e rimane sempre sovrano anche quando gli uomini sembrano avere il potere e le redini di questo mondo? Come si può conciliare il fatto che Dio è sempre sovrano e poi la descrizione, così come abbiamo visto, di un periodo in cui il Dio sembra completamente assente dalla scena di questo mondo, salvo che per i giudizi che gli sta mandando? Ebbene, il capitolo 7, se noi lo esaminiamo attentamente,
vuole essere appunto una risposta a questo interrogativo, a questa perplessità. E infatti abbiamo qui in questo capitolo 7 come una interruzione fra il susseguirsi dei diversi giudizi di Dio. Cioè abbiamo in questo capitolo 7 una parentesi fra l'apertura del sesto suggello, di cui abbiamo visto al versetto 12 del capitolo 6, e l'apertura del settimo suggello, di cui si parlerà nel versetto primo del capitolo 8. E attraverso, diciamo, questo squarcio, che certamente abbraccia tutto il periodo che va dal momento in cui la Chiesa sarà assunta in cielo dal Signor Gesù Cristo fino al momento in cui Egli instaurerà su questa terra il suo regno millenniale, vediamo che durante questo periodo, nonostante tutto, cioè nonostante questi giudizi, nonostante tutte queste difficoltà che ci saranno, il Signore continua ad esprimere e a manifestare la sua grazia e il suo amore verso gli uomini, verso cioè tutti quelli che naturalmente si apriranno gli occhi, tutti quelli che vorranno scuotersi di dosso il giogo soporifero e fuorviante di Satana. E allora si può dire che in quel periodo ci sarà l'adempimento e la realizzazione di quello che dice il profeta Gioele. C'è una parola nel libro del profeta Gioele che noi citiamo e applichiamo, diciamo, anche oggi, ed è giusto che lo facciamo, però nel suo preciso contesto questa parola di Gioele si riferisce proprio al giorno dell'Eterno, cioè al periodo in cui ci saranno questi particolari giudizi. E qual è questa parola? È la seguente: chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E questa parola non vale solamente per oggi, ma vale anche per quel periodo. In altre parole, allora, come del resto è vero oggi, il Signore salva tutti quelli che hanno lo spirito contrito, cioè tutti quelli che desiderano avvicinarsi a Lui, tutti quelli che si accostano a Dio sinceramente, che riconoscono di aver bisogno della sua presenza per dare significato, per dare la vera dimensione alla propria esistenza. Ed Egli non respingerà allora, come non lo fa oggi, tutti quelli che si accorranno a Lui con un cuore rotto e che diranno: Signore, abbi pietà e misericordia di me. Naturalmente vorrei subito dire che questa rivelazione di questa misericordia, di questa grazia che Dio continuerà a manifestare nonostante tutto durante questo periodo della grande tribolazione, non deve essere naturalmente preso come un incoraggiamento a rimandare oggi l'accoglimento dell'invito che il Signore ci fa, dicendo: tanto c'è tempo, sia perché in quel tempo, come noi vedremo, credere significherà andare incontro al martirio, certo, sia perché il Signore ci dice chiaramente, attraverso tutta la sua parola, che oggi è il giorno della salvezza. E noi siamo chiamati a rispondere nel momento in cui ascoltiamo. Non abbiamo nessun diritto di rimandare questa risposta ad un domani che non ci appartiene, di cui non possiamo disporre. Quindi dobbiamo dire che sotto un certo aspetto, leggendo questo capitolo 7, noi siamo rallegrati e siamo incoraggiati nel constatare appunto che la grazia di Dio è sempre una grazia sovrana, e una grazia che è operante in qualsiasi situazione, anche nelle situazioni che noi uomini riterremmo più disperate, le situazioni assurde. Ma adesso vogliamo appunto vedere in che modo si manifesterà questa grazia di Dio durante quel periodo di giudizi intensi in cui purtroppo l'umanità sarà chiamata a raccogliere, secondo un principio spirituale molto chiaro, i risultati di quello che ha seminato nel corso della propria esistenza.
Vediamo che il capitolo 7 ci offre una duplice visione. Abbiamo anzitutto una visione terrestre, dove ci viene mostrato ciò che Dio farà con la nazione ebraica in quel periodo, e questa visione terrestre è contenuta nei primi 8 versetti, e poi abbiamo una visione celeste in cui si mostra il destino di quelli che crederanno in Gesù Cristo e saranno martirizzati durante il periodo della grande tribolazione. Vogliamo perciò cominciare con l'esame della prima visione, di questa visione terrestre contenuta nei primi 8 versetti. Bisogna subito osservare, o direi comunque ricordare, quando si studia e si legge l'Apocalisse, che quando noi leggiamo di certe visioni, di certe rivelazioni che sono contenute in questo libro, non sempre è facile per noi decifrare tutti gli aspetti, capire tutti i dettagli di queste visioni, perciò ci vuole, direi, anche una certa prudenza e un sentimento di umiltà nei confronti del Signore, e non voler ad ogni costo dare una risposta quando non siamo in grado di darlo. In certi casi possiamo dire che, attenendoci a questo principio, direi, generale di interpretare le scritture attraverso le scritture stesse, noi possiamo arrivare a delle risposte, noi riusciamo a proporre delle ipotesi che sono attendibili. Altre volte invece riconosciamo che saranno gli eventi stessi a mostrare in tutta la loro chiarezza come avverranno certe cose, certi dettagli. Vuol dire che il Signore rivelerà più avanti. Ma pur facendo questa premessa, si deve riconoscere che c'è sempre, però, in tutte le rivelazioni, c'è sempre un senso, direi, generale, c'è sempre una chiara lezione che il Signore vuole impartirci, anche se noi non siamo in grado di penetrare tutti quanti i dettagli. Cioè una lezione che è utile per la nostra edificazione, che è utile per la nostra crescita. Allora la prima cosa che noi osserviamo qui in questo capitolo è la presenza di angeli, nei versetti 1 a 2. E notiamo la presenza di questi angeli proprio a riguardo delle vicende terrestri. Vedete, in genere noi colleghiamo l'idea degli angeli, della loro presenza, di questi spiriti celesti, con le cose dell'aldilà, con le cose del cielo. Ma qui ci viene ricordata una lezione che noi dobbiamo afferrare per noi stessi, ed è questa, che gli angeli hanno un ruolo attivo nelle vicende di quaggiù, un ruolo attivo nelle vicende di quaggiù. E come ben spiega l'autore della lettera agli Ebrei, gli angeli sono degli spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da ereditare la salvezza. E se qualcuno volesse approfondire questo argomento, diciamo, del ministero, del ruolo svolto dagli angeli quaggiù, consiglierei di leggere il libro di Billy Graham uscito recentemente. In altri termini, il Dio si serve degli angeli per esercitare su questa terra il suo dominio, per esercitare il suo controllo sulle forze della natura. Molte volte noi pensiamo che gli elementi della natura siano degli elementi, non so, capricciosi, siano degli elementi incontrollabili, per cui non possiamo fare assolutamente niente, che queste cose vanno così. Ma alla luce delle scritture e della rivelazione di Dio possiamo dire che non è così. In tutte le situazioni non lasciamoci ingannare dalle apparenze, in tutte le situazioni il Dio rimane sovrano. Il Dio rimane sovrano. E lo vediamo chiaramente qui. Ci sono questi quattro angeli ai quattro canti della terra che trattengono i quattro venti, in questo caso specifico simbolo dei giudizi che devono scatenarsi. C'è il controllo di Dio su quello che deve
avvenire. Per cui le cose non accadranno disordinatamente, come intendono gli uomini, ma solo e sempre secondo il preciso, diciamo, piano di Dio, anche quando gli uomini sono strumenti, anche quando gli uomini diventano protagonisti. Ma è sempre Dio che dice l'ultima parola. E infatti qui vediamo questi angeli che trattengono questi venti, questi giudizi, non agiscono di loro iniziativa. Ma che cosa fanno? Sono in attesa. E sono in attesa di che cosa? Di un ordine, della voce dell'angelo che viene dal Levante e che ha il suggello dell'Iddio vivente, cioè un angelo che ha l'incarico di Dio, che è autorizzato da Dio a dare degli ordini. E questo mostra chiaramente che fra queste creature celesti che ci attorniano, che noi non vediamo, ma che però sono operanti per la nostra salvezza, fra queste creature celesti c'è una precisa gerarchia che viene rispettata e che è a testimonianza dell'armonia divina. Orbene, l'angelo che viene dal Sol Levante, che cosa dice? C'ha un ordine ben preciso e dice che certi giudizi, i giudizi descritti nel versetto 3, devono essere ritardati. Non si devono, appunto, danneggiare la terra, il mare, gli alberi, perché c'è qualche cosa che deve essere fatto, qualche cosa di molto importante. Si devono segnare in fronte, dice, i servitori di Dio. Allora, prima osservazione, questa dichiarazione è molto importante, perché ci mostra che anche durante questo periodo di giudizi, di grandi tribolazioni, anche se non è più presente la Chiesa, il Signore avrà qua giù i suoi servitori, susciterà dei servitori, delle persone che saranno al suo preciso servizio. Naturalmente, come avremo modo di vedere, si tratterà di ebrei che dopo la venuta di Cristo avranno aperto i loro occhi e avranno capito l'Evangelo, avranno creduto nel Signore che fino a quel momento avevano respinto, che non avevano riconosciuto. Allora i loro occhi saranno aperti e queste persone saranno i primi a riprendere la loro posizione, direi a recuperare la loro vocazione, perché sappiamo che il popolo ebraico era stato chiamato dal Signore non per essere il popolo privilegiato come hanno sempre pensato, ma per essere strumento di benedizione a tutte le nazioni. Poi hanno perso di vista questa loro vocazione, hanno seguito, diciamo, i loro pensieri egoistici e il Signore ha dovuto metterli da parte. Però verrà il momento in cui i loro occhi saranno aperti e il Signore li userà di nuovo perché saranno al suo servizio. Ed è interessante questo. Come al tempo dell'apostasia di Izebel e di Acab, e vi ricordate come Elia ad un certo momento durante il regno di Acab ha detto: Signore, sono solo, voleva persino morire lui perché non c'era più niente da fare, e il Signore gli ha detto no, ci sono delle persone, ci sono 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. E così anche in quel periodo di tribolazioni ci sono dei servitori, cioè degli uomini su cui Dio eserciterà la sua particolare protezione perché svolgano il loro incarico di testimonianza all'Eterno. Ora, chi sono questi servitori testimoni? Il testo risponde alla nostra domanda sia specificandoci il numero, ci dice che sono 144.000, sia specificando che si tratta di membri di tutte le 12 tribù di Israele, 12.000 per ogni tribù. Ora, mi sembra che questa visione sia molto importante e ci debba anche rendere attenti. Perché? Perché vedete, oggi, nonostante che a parole si condanni ogni forma di razzismo e si sia pronti a parlare contro il genocidio giudaico ad opera dei nazisti del passato, dobbiamo però dire che un certo razzismo continua a serpeggiare ai nostri giorni e coinvolge tutti quanti. Perché?
Dobbiamo dire che oggi la nazione ebraica viene guardata piuttosto con insofferenza, con fastidio. Perché? Diciamolo pure, perché gli arabi con il loro petrolio sono molto più interessanti, sono molto più interessanti. Ma stiamo attenti, almeno come cristiani, almeno come credenti, a non cadere in una nuova forma di razzismo solamente per motivi energetici o per motivi economici. Ricordiamoci che secondo la parola di Dio Israele ha ancora un compito. Secondo il Signore, egli ha un piano per i figli di questo popolo, e un piano che non sarà certo vanificato dalle pretese umane. E infatti è detto qui che questi servitori, questi 144.000, saranno suggellati, cioè riceveranno un segno particolare, nel senso che godranno di uno speciale aiuto di Dio. Non è detto di che tipo sarà questo suggello, ma per esempio vediamo un'analogia col fatto che oggi noi credenti anche siamo suggellati, vero? La parola di Dio che dice che noi siamo suggellati con lo Spirito Santo, ed è per questa ragione che noi non temiamo per la nostra salvezza, perché il Signore ha impresso su di noi il segno della sua proprietà. E così a quel tempo questi 144.000 sono segnati come proprietà di Dio. Osserviamo di passaggio che questi 144.000 sono tutti quanti israeliti. Ricordatevi di questo. Si tratta di israeliti e sono eletti per svolgere un compito particolare dove? Su questa terra, su questa terra. Quindi ho sottolineato questo per mostrare che cade completamente la pretesa di molte sette, ed in modo particolare la pretesa dei cosiddetti testimoni di Geova, di avere fra le loro fila i 144.000 e di indicarli, come fanno loro, come un popolo celeste. La parola di Dio dice esattamente il contrario, esattamente il contrario. Dice che si tratta di 144.000 israeliti per un compito terrestre. Non si tratta di un popolo, dunque, celeste. Ora, come si devono intendere questi 144.000, questo numero, in modo letterale o in modo figurativo? Ebbene, io devo dirvi che i commentatori evangelici, perciò commentatori rispettosi dell'ispirazione della scrittura, sostengono tutte e due le opinioni, cioè dicono che ci sono le due possibilità. Personalmente direi che non c'è nessuna controindicazione per una interpretazione letterale, non c'è niente che ci dica che questo sia impossibile. D'altra parte si può anche osservare che il 12 moltiplicato per se stesso da appunto questa cifra potrebbe indicare soprattutto che ci sarà una totale partecipazione della nazione ebraica in questo compito di testimonianza. E poi ancora un'ultima osservazione a proposito di questi 144.000, ed è questa. In questo elenco vengono menzionate le tribù di Levi e di Giuseppe, che generalmente non vengono menzionate, e vengono invece omesse le tribù di Dan e di Efraim. Ora, si pensa che questa sostituzione sia stata fatta perché, come leggiamo nell'Antico Testamento, queste due tribù, Dan ed Efraim, sono state le prime due tribù che hanno introdotto l'idolatria nel popolo di Israele, un peccato quindi molto grave. E si direbbe che qui, durante questo periodo, per questo compito speciale di testimoni dell'Iddio vivente, il Signore abbia voluto mettere espressamente da parte coloro che hanno in passato peccato così gravemente nei suoi confronti. Anche se, diciamolo pure, nel ristabilimento o nello stabilimento del regno millenniale, quando, diciamo, queste 12 tribù avranno di nuovo un'assegnazione territoriale, vediamo
dal capitolo 48 di Ezechiele che queste due tribù saranno reintegrate. Ma questo mostra sempre la grazia di Dio, che però mostra anche la serietà per certi incarichi. Dopo questa prima visione terrestre abbiamo la visione celeste contenuta nei versetti 9 a 17. Parliamo di questa divisione celeste perché in questo brano Giovanni ci narra di che cosa? Ci narra di ciò che ha visto davanti al trono. Versetto 9. Io vidi davanti al trono. Perciò ci parla qui di qualche cosa che accade non più su questa terra, ma nel cielo. E la cosa che colpisce Giovanni in questa visione è il fatto che c'era una grande folla, una grande folla. Ed è una cosa che probabilmente lo stupisce, perché, come abbiamo già accennato, essendo la Chiesa già in cielo, probabilmente egli non riusciva ad immaginare come potesse continuare la testimonianza su questa terra, come ci possano essere durante questo periodo ancora dei credenti. Invece risulta chiaramente che il Signore, anche dopo la, diciamo, la dipartenza della Chiesa, il Signore continua ad operare. E sarà proprio in questo periodo di giudizi che si realizzerà la parola del Signore Gesù Cristo che troviamo nel capitolo 24 di Matteo. Sovente noi prendiamo questo versetto come uno dei tanti segni che caratterizza l'avvicinarsi della venuta di Cristo, vero? Però quel versetto, diciamo, letteralmente si applica al periodo dopo la Chiesa, e cioè l'Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E questo avverrà dopo. Oggi dobbiamo dire che questa meta, nonostante l'ordine del Signore, perché il Signore ha dato a tutti noi l'incarico di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura, e nonostante, diciamolo pure, questo anche a nostra vergogna, nonostante tutti i mezzi tecnici che oggi noi abbiamo a nostra disposizione per poter diffondere la parola di Dio, pensiamo alla stampa, pensiamo alla televisione, pensiamo a tanti altri mezzi, questa meta di raggiungere tutti gli uomini sembra difficilmente raggiungibile, nonostante tutti gli sforzi missionari che vengono fatti. Ma vedete, come avvenne per la Chiesa primitiva, e qui c'è un'analogia, sarà attraverso la persecuzione che l'Evangelo raggiungerà tutte le genti. Ora, cosa vediamo nel periodo della Chiesa primitiva? Che il Signore aveva dato l'ordine di essere testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino agli estremi limiti. Ma dopo il primo periodo, diciamo, di entusiasmo, cosa avevano fatto quei credenti? Si erano fermati a Gerusalemme. E il Signore ha dovuto permettere la persecuzione perché potessero continuare. Ebbene, sarà proprio la persecuzione quella che costringerà le persone a spandere l'Evangelo. Ricordiamoci quindi che il seme della parola del Signore, gettato oggi, quando tante volte non vediamo una risposta e un risultato, questo seme non andrà per nulla perduto, anche se non vediamo i frutti. E possiamo dire a questo riguardo che valgono qui le parole del profeta Isaia: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiata la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dar seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandato. E questo deve incoraggiarci a spandere l'Evangelo oggi, perché certamente il Signore userà questo seme. E così questo direi che è di incoraggiamento e di stimolo anche per noi. Ma e questo incoraggiamento ci viene anche, direi, da quello che Giovanni ci dice a proposito di questa grande folla. E vorrei osservare alcune cose, anche se molto velocemente. Anzitutto il numero di questa folla.
Vedete, oggi siamo tante volte scoraggiati perché vediamo che la predicazione dell'Evangelo, pur portata avanti con sforzi, con impegno, molte volte non riceve risposta, o se riceve risposta è una risposta molto limitata e molto scarsa. Ma allora Giovanni ci dice di aver visto una folla innumerevole, innumerevole, che nessuno era in grado di contare, naturalmente dal punto di vista umano. Era una folla talmente grande che un uomo non avrebbe potuto contare. Seconda cosa, la composizione di quella folla. Dice che da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, in quel giorno ci saranno persone di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione. E anche questo è un altro fatto molto interessante, perché anche oggi ci sono delle zone che, nonostante gli sforzi, sono chiuse alla penetrazione dell'Evangelo. Pensiamo per esempio ai paesi islamici. Come è difficile far penetrare l'Evangelo? E sono delle zone completamente chiuse al messaggio dell'Evangelo. Ma allora ci sarà una folla innumerevole. Allora diciamo che ci saranno persone di tutte queste popolazioni. Perché? Perché in quei tempi difficili si capirà realmente il carattere universale del Vangelo e il fatto che, nonostante tutte le pretese umane, religiose, filosofiche, economiche e politiche, l'Evangelo rimane l'unica speranza, l'unica vita, perché è il messaggio che offre e presenta non delle parole, ma una persona, presenta Gesù Cristo il Salvatore. Terza cosa, la provenienza di queste persone. Uno degli anziani chiede a Giovanni chi siano, versetti 13 e 14, e Giovanni naturalmente deve confessare la sua ignoranza. Allora gli viene spiegato e gli viene detto che quelle persone vengono dalla grande tribolazione, cioè si tratta di persone che hanno pagato con la loro vita il loro impegno per l'Evangelo, che hanno pagato con la loro vita il fatto di aver creduto in Cristo. E direi che proprio in questo noi vediamo il prezzo supplementare che pagheranno coloro che non avranno voluto credere prima al Vangelo, ma che apriranno il loro cuore in seguito. Quarta cosa, la loro caratteristica. Dice al versetto 9 che hanno delle vesti bianche, e più avanti, perché le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Cioè si tratta di persone che hanno la purezza, che hanno la giustizia di Dio, e risulterà ancora una volta evidente che la salvezza e la redenzione si hanno unicamente per Gesù Cristo. Non sono cose che si possono ottenere attraverso gli sforzi umani, attraverso le nostre opere, per quel che siamo, ma unicamente per l'opera di Cristo. E la croce rimarrà, possiamo dire, al centro di ogni nostra riflessione anche nel futuro. La loro occupazione, quinta cosa, dice che hanno una palma in mano, la palma della vittoria, perché hanno trionfato, nonostante che abbiano dovuto mettere a repentaglio la loro vita, sono rimasti fermi, hanno preferito perdere la vita fisica che rinunciare a quella spirituale. E allora hanno delle palme, le palme della vittoria in mano. Poi dice al versetto 10 che esaltano l'agnello, sono davanti al trono e servono il Dio giorno e notte. Un'occupazione certamente gratificante e di cui scopriremo la totale bellezza proprio quando saremo alla presenza di Dio. Oggi non siamo in grado di percepire, di capire veramente cosa voglia dire servire il Signore, ma in quel giorno sarà qualche cosa che ci soddisferà. E poi, sesta cosa, il loro destino. Per questa folla, come per tutti i credenti, quelli che credono oggi, l'ingresso nella presenza di Dio costituirà la pienezza, la soddisfazione totale, la perfezione. Nella presenza di Dio non ci saranno più motivi di frustrazione, non ci saranno più motivi di dolore, qualche cosa che ci possa far soffrire. È interessante leggere cosa è detto qui, versetto 16, non avranno più fame, non avranno più sete, non li calperà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono
li pasturerà, cioè darà loro tutto quello di cui hanno bisogno, li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Che pensiero delicato pensare che Dio stesso asciugherà le lacrime versate dai suoi figlioli. Già fin d'ora noi diciamo spesso che in Cristo abbiamo tutto pienamente. Per fede noi riceviamo questa verità, ma allora direi che tutto sarà diverso. Com'è importante quindi avere questa relazione di vita, questa relazione personale con il Signor Gesù Cristo, l'unico Salvatore, l'unica cosa che ti possa dare veramente la garanzia che queste cose non sono così delle supposizioni, ma una realtà di cui godremo pienamente. Ma non è tutto, vi è ancora un'ultima cosa, versetti 11 a 12. L'accoglienza riservata a questi martiri. Infatti se noi leggiamo questi due versetti, versetti 11 a 12, vediamo che questi martiri saranno oggetto di particolare onore, oggetto di un particolare riconoscimento. Infatti, dice qui il testo, che in quel momento ci saranno tutti gli angeli. Immaginate che spiegamento. Tutti gli angeli, gli anziani, cioè la Chiesa, le quattro creature viventi, cherubini, e tutti saranno là. E sarà veramente una scena grandiosa. E questo direi proprio per ricordarci che davanti a Dio ognuno riceverà il perfetto e totale riconoscimento di ogni servizio, di ogni sacrificio sofferto su questa terra. Noi possiamo dimenticarci di tante cose, ma il Signore ricorda tutto. E in quel giorno ci sarà onore e gloria. Ebbene, in attesa di quel giorno di gloria e di gioia piena, vogliamo ripetere insieme il versetto 12. Abbiamo la Bibbia davanti, vogliamo leggere insieme questo versetto ad alta voce lentamente. Amen. All'Iddio nostro, la benedizione. Vogliamo leggere tutti quanti questo versetto? Ricomincio. Amen. All'Iddio nostro, la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen.